Mi trovo a Gurga, frazione di Stio, presso il Centro di Educazione Ambientale in occasione dell'incontro dibattito Il ritorno alla sana alimentazione mediterranea, il recupero del fagiolo della regina di Gurga. Evento che rientra nell'ambito dell'intervento cofinanziato POC Campania 2014-2020, linea strategica rigenerazione urbana e politiche per il turismo e la cultura, progetto La millenaria fiera della Croce di Stio. Andiamo ad incontrare il professore Trotta e il direttore artistico Lillo De Marco. Siamo partiti il 31 agosto 2018 con questo POC regionale, con un corteo storico del Masto di Refera, con gli sbandinatori e musici. Oltretutto abbiamo fatto anche una sfilata in abiti d'epoca, che la Prologa ha curato tutto questo. La sera poi abbiamo avuto uno spettacolo musicale con musica popolare, con i Rotombi. Il primo di settembre abbiamo avuto la tradizionale fiera della Croce con gli organetti del Cilento che facevano musica itinerante. Qua è finito il primo step, perché poi ci siamo spostati a novembre, dove la fiera ha valorizzato le tipicità locali, quindi la festa della castagna, dove abbiamo avuto per due sere gli artisti di strada e i Tarantanobes. Poi il primo novembre la sera sul palco centrale c'è stato il concerto di Alina e Renato Marotta accompagnati dal gruppo Statale 18, e il 2 novembre, oltre agli artisti che ho detto prima, quindi gli artisti di strada e i Tarantanobes, che erano al centro storico, poi alle 22 sul palco centrale c'è stato l'evento più atteso del POC, che è il Festival Myland Cilento sulla cultura identitaria musicale territoriale, dove abbiamo avuto contemporaneamente in due ore di concerto Angelo Loia, Alina, Fortunata Monzo, Renato Marotta, Domenico Monaco, Amelet Livia, Paola Tozzi, Paola Salurso, Daniele Botticchio, Francesco Citera, Valentina Montone, Giuseppe Ciullo, Paco, Pina Speranza. La cosa straordinaria è che sono stati accompagnati da una super orchestra di 14 elementi. Poi andiamo al terzo step di questo POC, che siamo arrivati al 15 dicembre, quindi nelle festività natalizie, dove abbiamo proposto un bellissimo concerto di Natale con una formazione di musica classica con gli Oscar Movie Ensemble. E questo l'abbiamo fatto nella chiesa di Stio di San Pietro e Paolo. Del 700, sì. E oggi siamo alla fine di questo percorso meraviglioso e siamo qui a valorizzare le tipicità locali, il fagiolo della regina di Gurga, dopo ne parlerà meglio l'assessore, e siamo qui ospiti del Centro di Educazione Ambientale di Gurga, del Comune di Stio, dove a breve inizierà un dibattito che ce lo presenterà l'assessore, e dopo il dibattito, dopo questa conferenza, andrà in scena una rappresentazione teatrale sulla nascita della dieta mediterranea. Alle ore 21 poi abbiamo il concerto di musica popolare di Daniele Botticchio che chiuderà il POC. Siamo particolarmente contenti questa sera perché questa sera presenteremo appunto il fagiolo della regina, che da qualche mese è presidio Slow Food. È un riconoscimento che abbiamo avuto negli ultimi mesi grazie anche a Stio, che fa parte della rete Città Slow. Dovete sapere che Stio l'anno scorso è entrato a far parte della rete Città Slow, cioè il vivere bene, mangiare bene, vivere lento, gustare il cibo, gustarsi il paese. Quindi mettendo da parte appunto la vita frenetica e il cibo spazzatura, che stiamo cercando di produrre. Insomma, abbiamo anche un piccolo mercato noi a Stio, che è a chilometro zero. Siamo partiti da poco, oddio, ci vuole un po' di tempo per farlo decollare, però insomma le idee ci sono, siamo partiti, stiamo andando bene avanti e dobbiamo aspettare ancora un po' di tempo. Questa sera ci sarà, come diceva l'amico Lillo, ci sarà il convegno proprio sul fagiolo della regina, la dieta mediterranea e il fagiolo della regina. Sarà un incontro dibattito, ci saranno ovviamente, il tavolo sarà molto ricco perché ci saranno delle persone espertissime. Il fagiolo della regina è un fagiolo speciale, particolare, si digerisce facilmente perché la buccia è molto sottile, in quanto viene coltivato in terreni diciamo argillosi, per cui è un fagiolo speciale e particolare, come dicevo poc'anzi. Ho cercato di ottimizzare il tutto, anche perché come sapete i POC sono partiti un po' in ritardo,
siamo partiti a fine agosto, abbiamo organizzato tutto e credo bene, perché abbiamo avuto tantissimo riscontro in termini di critica e di pubblico, ma soprattutto il motivo che deve far inorgoglire gli Stio e Gorga è dato dal fatto che comunque in questo POC abbiamo realizzato 18 eventi distinti e variegati, dove abbiamo avuto tantissime presenze.